Allora, qualcuno di voi ha partecipato all'invasione digitale ad aprile? Yuppie! Vai! Grandi! Allora, le invasioni digitali sono un sistema di promozione, diciamo in senso lato, di valorizzazione del nostro territorio, in senso lato di tutta l'Italia, attraverso la cultura digitale. Innanzitutto spieghiamo che cos'è, che cosa significa cultura. Cultura è un termine vastissimo, veramente ampio. Deriva dal latino, coltivare. Sono tutte quelle nozioni, quelle cognizioni che nell'arco di una vita tutti noi acquisiamo, attraverso lo studio, ma anche attraverso l'esperienza della nostra vita, che ci rende sicuramente più consapevoli sia di noi stessi che del mondo che ci sta intorno e del nostro territorio. Tutto questo ci regala una cultura filosofica, una cultura storica, una cultura umanistica. Ma anche non soltanto, perché la cultura storica è fatta anche di quei manufatti, di magari cultura urbana, oggetti di vita quotidiana, no? Che noi recuperiamo dal nostro passato. Ma la cultura, se vogliamo allargare ancora di più la semantica di questa parola, può essere anche individuata in un modello comportamentale. Quindi tutti quegli atteggiamenti che noi acquisiamo. E negli ultimi anni questo significato è quello che ha avuto più, che sta prendendo insomma, più piede. E questo cosa, in senso ancora più lato, possiamo dire che ci fa acquisire una sensibilità nei confronti di temi anche umani o temi sociali e anche di problemi di sviluppo del territorio e quindi di turismo. Ora, io non voglio ovviamente sviscerare completamente tutto il significato che la parola cultura ha, però mi fermo al turismo perché è quello che a noi interessa, alla promozione del nostro territorio. Ultimamente abbiamo avuto una grandissima accelerazione nella cultura digitale, no? Una grandissima innovazione tecnologica. Questa innovazione tecnologica che l'Italia, diciamo, sta un po' arrancando nell'adottare. Perché si ritiene ancora di essere una cultura esclusiva, cioè il modo di gestione della cultura oggi è un po' conservatrice, un po' conservatore, no? Però dobbiamo renderci conto che nessuna cultura può vivere ancora, può continuare a vivere, può ritenere di essere considerata viva se si ritiene esclusiva. A livello internazionale. Questo tipo di atteggiamento e l'innovazione tecnologica la stanno cavalcando già da tempo. Ad esempio, il Getty Museum ha adottato un programma che si chiama Open Content Program, che prevede la distribuzione online delle immagini del loro patrimonio. Ad oggi mi sembra che ce ne siano già circa 4.600 disponibili online e alta risoluzione. Perché questo? Perché loro ritengono che le loro immagini, quindi il patrimonio culturale, possa essere di ispirazione per quelle persone che vanno a vivere quel tipo di patrimonio culturale, ma non soltanto di ispirazione in maniera passiva, ma queste persone che ne vengono ispirate possono studiare attraverso questo patrimonio, quindi queste opere, e mettere a disposizione di altri il frutto del loro lavoro, il frutto dei loro studi. Quindi è un circolo virtuoso di formazione, di studio e di formazione e ispirazione ancora di altre persone. E questo cosa fa succedere nella nostra civiltà oggi? Fa cambiare completamente il rapporto che c'è fra il museo, quindi fra le istituzioni, e il pubblico, che non è più un pubblico ma diventa un partecipante. Perché non si vuole più soltanto assimilare quello che si sta vedendo, quello che si sta vivendo, ma si vuole anche partecipare alla creazione di una nuova forma d'arte e si vuole personalizzare questa forma d'arte. Prima si parlava di raccomandazioni, no? Sulle varie destinazioni da parte degli utenti e quindi si parla di personalizzazione di un'esperienza e la stessa cosa può avvenire in ambito culturale con il nostro patrimonio artistico. Possiamo viverlo, assimilarlo e nello stesso tempo trasmetterlo agli altri e rendere anche più interessante, no? Aumentare l'appeal che l'offerta culturale può avere nei confronti delle altre persone. E questo fa trasfigurare non soltanto i partecipanti, ma anche il museo stesso, che diventa una sorta di piattaforma culturale
di conversazione tra il museo e quindi le istituzioni e i partecipanti all'offerta culturale. Io ripeto sempre culturale perché è su questo che si basa il grandissimo patrimonio che ha l'Italia. La cultura si mangia, la cultura rappresenta, possiede un moltiplicatore dell'1,7, quindi significa che produce, no? Per ogni euro speso ne distribuisce, ne attiva 1,7 in tutte le altre aree commerciali, non soltanto culturali, addirittura anche nell'agricoltura. Quindi sì, è vero, si mangia con la cultura. Il nuovo rapporto che si viene a instaurare fra il museo e i partecipanti è, diciamo, il nostro obiettivo, è quello per il quale abbiamo noi creato il nostro manifesto, il manifesto delle invasioni digitali. Noi crediamo fermamente che queste nuove forme di conversazione e di divulgazione del patrimonio artistico rendano non soltanto il partecipante attivo dell'offerta culturale, ma riescano a creare anche un maggior valore da parte delle istituzioni stesse. Crediamo che questo nuovo rapporto fra il museo e il visitatore possa valorizzare ulteriormente questa offerta culturale e che le nuove piattaforme, le piattaforme di contenuti generati dagli utenti, quindi le piattaforme di socializzazione, possano rendere le istituzioni più aperte e più attive e quindi più disponibili e ancora più ospitali. Parlo di istituzioni, ma si può parlare anche di una destinazione. Ora parlo di offerta culturale, ma per me l'offerta culturale sia quella artistica, diciamo, no? Che quella di una destinazione, quindi quella prettamente turistica. Cambia il modo di vivere un sito culturale e, come si diceva prima, il partecipante non soltanto partecipa a una forma d'arte, ma in qualche modo diventa lui stesso una forma d'arte, perché la personalizza e la trasmette anche agli altri. E in questo noi crediamo fermamente che possano essere utilissimi le nuove piattaforme di social network, che rappresentano una grandissima opportunità di comunicazione per abbattere queste barriere che ci sono comunque oggi fra le istituzioni, fra i musei, fra le destinazioni e i partecipanti, non si parla più di pubblico, ma i partecipanti che vanno a fruire di quell'offerta culturale, che vanno a vivere una certa destinazione e quindi che vanno a viaggiare e insieme a loro fanno viaggiare anche gli altri. Da qui nasce l'idea delle invasioni digitali. Le invasioni digitali sono una serie di mini eventi organizzati in forma di tour, di blog tour. Quindi si organizza, si definisce un capo invasore in una sorta di gioco urbano. E per quello è anche divertente, no? Creare un gruppo con il quale formarsi, imparare a imparare cose riguardo alla, scusate, mi sono impappinata, imparare a conoscere la destinazione o il luogo, il museo che stiamo andando a visitare attraverso un gruppo di lavoro e quindi condividere insieme ad altre persone quella stessa destinazione. Ci hanno detto che noi andiamo a fare delle invasioni e quindi andiamo in qualche modo anche a distruggere un museo. Assolutamente no. Anzi, noi crediamo fermamente nel rapporto e nella conversazione a due sensi fra noi, ma noi in quanto fruitori del patrimonio culturale, quindi tutti noi italiani, e il museo stesso e le istituzioni. Quindi noi non andiamo a invadere in un giorno non stabilito, in un'ora non stabilita, decidiamo insieme alla destinazione stessa. Anzi, se quella destinazione è ospitale e ci permette di entrare, ci permette di conversare, è ancora meglio, perché l'offerta finale non fa che aumentarne il valore. Le nostre armi sono gli smartphone, i tablet. Chiediamo alle persone che vanno ad invadere di scattare delle foto, di creare dei video, non soltanto alle opere, ma anche a loro, al gruppo che sta andando a compiere l'invasione in quel momento. La prima edizione delle invasioni c'è stata adesso ad aprile, tra il 20 e il 28 aprile, in una settimana, e ci siamo appunto prefissati l'obiettivo di
valorizzare il nostro patrimonio culturale chiedendo alle persone di condividere la loro esperienza attraverso i social network. L'idea quindi delle invasioni parte da questo. È stata per noi una grande idea, è stata per noi il modo di coinvolgere le persone che vivono, i residenti di una certa destinazione. Abbiamo ricevuto la cosa bellissima perché abbiamo ricevuto tantissimi messaggi da residenti, magari di piccoli borghi, che ci mandavano messaggi dicendoci c'è quella piccola chiesa, c'è quel piccolo borgo che nessuno conosce o che vorremmo che fosse restaurato, vi prego invadeteci, venite. È stato veramente molto emozionante. In realtà non siamo noi che invadiamo, ma siete voi. Noi siamo, diciamo, il tramite, siamo lo strumento che voi potete utilizzare per valorizzare il vostro territorio, la vostra piccola città, il vostro borgo, un museo minuscolo che magari non è conosciuto da tanti. Abbiamo quindi invaso l'Italia. Abbiamo aggiunto un pallino rosso ad ogni invasione che veniva realizzata durante quella settimana ed è stato bellissimo perché l'Italia si è ammalata piano piano di questi pallini rossi e non si è più visto lo stivale a un certo punto. E è stato bello perché non abbiamo avuto nessun tipo di confine tra religioni, i preti ci hanno fatto entrare nelle loro chiese, i direttori di musei si sono messi a disposizione per guidare i nostri invasori, i gruppi di nostri invasori, ci sono persone che hanno partecipato addirittura dall'estero, condividendo tutto questo, come vi dicevo, sui maggiori social network, da Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, attraverso l'hashtag, cancelletto, invasioni digitali. Il social che abbiamo utilizzato un pochino di più, perché ci è risultato un pochino più versatile, è stato Pinterest. Lo conoscete Pinterest come social network? Praticamente, lo dico magari per chi non lo conosce, è una piattaforma dove si possono condividere immagini che rimandano però a un link, quindi a una sorgente del sito da dove provengono quelle immagini. Queste cartelle, queste immagini vengono organizzate in cartelle. Noi abbiamo creato una sorta di guida dell'Italia, divisa per regione, e ogni regione aveva tutte le sue invasioni a seguire. E abbiamo animato queste cartelle, queste board, si chiamano board su Pinterest, con tutte le immagini del durante e del dopo le invasioni. Una cosa molto simpatica è il fatto che si possono invitare persone a condividere il contenuto all'interno di queste cartelle, in una sorta di piattaforma condivisa, per cui si è animato piano piano di tutti i contenuti e in alcuni casi abbiamo anche colmato delle lacune dove contenuti e informazioni su alcune destinazioni non c'erano. In questo caso una ragazza non sapeva che esisteva un museo della biodiversità a Gragnano, l'ha scoperto tramite le invasioni digitali e ci ha chiesto di essere messa in contatto con il direttore del museo, comunque il responsabile del museo, per scriverne un articolo. E da qui è nato poi un articolo sul Museo della Biodiversità di Gragnano. Quindi siamo stati utili anche per fare questo. Prendo una regione a caso, la Basilicata, per vedere un pochino, ora non si vede benissimo, le invasioni iniziano appunto dall'assù, dalla Basilicata, abbiamo avuto Palazzo Montano, Palazzo Loffredo, il Borgo di Guardia Perticara e anche altre invasioni che purtroppo non siamo riusciti a mappare perché in alcune occasioni non ci sono stati inviati magari i report dell'invasione stessa, perché visto poi la prima edizione è stata anche un po'... è stato molto 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 al di sopra delle nostre aspettative. Noi eravamo all'epoca in 2, 3, qualche volontario 4 a gestire tutto, quindi con tanto 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 caffè siamo riusciti in una settimana a gestirle tutte. E ecco, poi vi faccio vedere, questa è la board di Palazzo Loffredo, non so se si vede la seconda immagine, appunto l'immagine del gruppo di invasori che sono andati ad invadere quella destinazione. E sotto una cosa simpatica, perché ogni gruppo di invasori ha scatenato veramente la fantasia creando gli oggetti più disparati, dagli ombrelli delle invasioni digitali al Museo Marte di Rovereto, che ha fornito addirittura delle magliette bianche dove gli invasori hanno potuto
sbizzarrirsi e scrivere sopra quello che della loro esperienza di quel momento, a una torta addirittura dell'invasione digitale, quindi insomma siamo diventati anche una sorta di gadget. Ci siamo spinti oltre, abbiamo creato una sorta di stanza dei bottoni con Pinterest, dove era possibile anche iscriversi alle varie invasioni attraverso un'area di sottoscrizione che rimandava appunto ai siti dove era possibile iscriversi agli eventi come Eventbrite o Facebook, e una board dove abbiamo raccolto tramite il social network Foursquare, che è un social network di geolocalizzazione, le mappe dove andare a reperire appunto le location, perché non sempre erano località molto conosciute. Tutto bello, non sempre è stato facilissimo, perché ci siamo scontrati anche in molti casi col famoso modello del no, dove non si possono fare foto, non si possono fare video, non si può entrare con quello, con quell'altro, non si può fare confusione, non si può... Ora, noi non è che vogliamo dire siamo delle invasioni barbariche, entriamo e vogliamo fare come ci pare a noi, assolutamente no. Come vi dicevo, noi chiediamo il permesso di entrare, noi vogliamo conversare con le istituzioni, ci vogliamo confrontare con le istituzioni, assolutamente. E infatti in tanti casi addirittura i divieti che a noi sono piaciuti di più, ignorate i divieti, fate foto, vi prego, invadeteci. Questo è il concetto che molte delle istituzioni e molti dei musei hanno capito e hanno abbracciato il nostro progetto, è stato molto emozionante. Poi vi do qualche noiosissimo numero, giusto così per allietarvi la fine del mio intervento. Su Instagram, ad esempio, soltanto il 20 aprile sono state scattate 1446 fotografie col tag Invasioni Digitali. Questo è solo su Instagram, poi abbiamo pubblicato anche una infografica dove vedete tutte le regioni, la più virtuosa, diciamo, con il maggior numero di invasioni è stata la Campania, e abbiamo avuto in totale 225 invasioni per un numero, diciamo così, ufficiale di più di 9.000 invasori su tutta Italia. Abbiamo raggiunto 1,5 milioni di persone su Twitter, 65.000 like addirittura su Instagram, e su Pinterest quasi 6.000 pin, che per un social network così poco conosciuto, insomma, è stato un grande risultato. Siamo stati notati anche dalle istituzioni, il ministro all'epoca diciamo che ci ha appoggiato, si può dire, insomma, se un retweet può essere considerato un appoggio a un'iniziativa, diciamo che in un qualche modo ci siamo fatti notare, ma anche all'estero, in Francia, hanno notato questa nostra piccola avventura e insomma ci ha fatto molto piacere essere definiti un'iniziativa culturale molto stimolante. Sulla scia di questo, possiamo dire insomma un successo, abbiamo appoggiato anche un altro evento che è stata la Notte Bianca Twitter. Qualcuno di voi è stato sveglio quella notte, il 10 di luglio? Yupi! No, perché io ho speso una fortuna in caffè per stare sveglio fino alle 7 la mattina, quindi mi fa piacere che qualcun altro ci sia stato. E, durante quella notte, quindi la notte del 10 di luglio, sono stati postati 16.673 tweet, tutti con argomenti culturali. La letteratura, la poesia, la musica, libri, frasi di libri, quindi immagini di dipinti, tutto quello che le persone... dal quale le persone sono state ispirate e ci hanno accompagnato tutta la notte in questa avventura. Su questa stessa scia abbiamo partecipato, diciamo, alle giornate del patrimonio, che sono state quest'ultimo weekend, dove abbiamo chiesto alle persone, quindi alla nostra comunità, diciamo, di segnalarci tutti quegli eventi che non potevano essere inclusi nella, diciamo, lista ufficiale degli eventi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. E anche qui abbiamo avuto una grande partecipazione di persone che appunto cercavano, promuovevano la propria piccola realtà che magari non aveva la possibilità di essere promossa in un altro modo. Il futuro di Invasioni Digitali qual è? Noi ci stiamo ovviamente organizzando per andare avanti. Vorremmo che questa esperienza fosse di ispirazione per un nuovo rapporto fra le istituzioni e i cittadini, fra le istituzioni e i partecipanti all'offerta culturale. E vorremmo anche essere quel grimaldello che apre il portone chiuso e un po' arrugginito
ci permettesse appunto di entrare in un nuovo concetto di cultura partecipata, partecipata da tutti quanti noi. Vi vorrei far vedere un video, dura poco, se riusciamo. È il video delle invasioni del 2013. Farvi avere un'idea di quello che è. L'invasione è compiuta.